fregatevene, cioè fregatevene di tutto, fregatevene di tutti, a nessuno importa niente. Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Susan, mi presento, piacere, piacere. E voi come state? Tutto bene? Tutto ok? Io sto bene, devo dire che sono felice perché manca veramente poco all'inizio dell'estate, cioè all'inizio delle vacanze. Questo video non ha un tema particolare, semplicemente io oggi proprio mi sono svegliata con questa voglia di parlare, ok? Avevo voglia di parlare su qualcosa. Nel mio ultimo video, nonché unico e primo video, se non l'avete ancora visto, cioè vai a vedere il video, anzi te lo lascio pure scritto nella descrizione. Ad alcune persone è piaciuto il fatto che dicessi che a me non importa nulla di quello che gli altri pensano di me. Questa cosa mi ha dato un'idea per iniziare da questa cosa e parlare un po' di come io sia arrivata a questo punto, di come sono arrivata a dire una cosa del genere, perché non è una cosa che così semplice, non è stato un percorso semplice per niente. E quindi ho detto, va bene, faccio un video su questo. Quindi spero che questa idea vi piaccia, spero che riusciate a trovare altre ispirazioni, spero di potervi aiutare. E detto ciò, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel like a questo video. Allora, che dire? Da dove posso partire, insomma? Io prima ero una persona più insicura, sicuramente. Ero molto molto insicura. Ero sempre molto preoccupata di quello che gli altri potessero pensare su di me. Boh, non so perché, ma ero così. Io pensavo che agli altri importasse qualcosa di me, che agli altri importasse come fossi fatta, come fossi vestita, che tutti avessero sempre voglia di giudicarmi, e perciò mi facevo tantissime paranoie, mi preoccupavo di come ero esteriormente, mi preoccupavo di come ero vestita, mi preoccupavo di tante cose, e anche se magari non sembrava, però era così. Tutto è cambiato, non so quando, non so come precisamente, ma sono cambiata, io sono cambiata da così a così, cioè sono un'altra persona. Ma sono felice di questo perché penso che il cambiamento sia assolutamente normale, penso che tutti cambino prima o poi, che tutti attraversino delle fasi di cambiamento, quindi eccomi qui. Ossia che io prima non avrei fatto questo video, anche perché io ho sempre voluto farlo, ma non ho mai avuto il coraggio, se così si può dire, quindi questa è proprio la prova di come io sia cambiata, perché ora invece sono qui, sto facendo un video, non mi importa. Sì, va bene, mi puoi giudicare, mi puoi rattristare per un secondo così, però poi il tuo commentino così lo accantoniamo, ok? E io posso andare avanti con la mia vita, giusto? Quindi perché avere paura? Ho iniziato un po' di mio, volevo proprio cambiare, avevo questa voglia di cambiare, volevo essere diversa. Ho iniziato un po' a ricercare, a fare ricerche su come essere più sicuri, su come avere più fiducia in se stessi, tutte queste cose. E io veramente applicavo quello che vedevo, quello che leggevo nei blog, queste cose qua. Io le applicavo partendo da cose veramente banali, piccole, come anche se non te la senti, parla quando sei in un gruppo, anche se non ti fidi, tu di quello che pensi, di sempre il tuo pensiero, imparare a dire di no, ragazzi, è veramente una cosa che ti cambia. Cioè, perché devi sempre dire di sì e sempre solo per paura di ferire gli altri, paura di... Non neanche paura di ferirli, magari paura che queste persone poi ti considerino una persona brutta o cattiva, quando in realtà se tu non vuoi fare una cosa, non te la senti, perché devi farla? Non sei obbligato, nessuno ti obbliga. E quindi anche il fatto di dire di no è una cosa che ti dà molta forza, dire di no senza spiegazione, dire di no, no, non posso, no, non voglio, no, non voglio, che non è una cosa facile da dire. Secondo me non vale la pena davvero sprecare il proprio tempo su queste cose, a nessuno importa niente, cioè è brutto da dire ma è vero. Quello che voglio dire, anche se come sempre sto blaterando troppo perché io non so fare un discorso come avete potuto notare, è veramente fregatevene di tutti, soprattutto se siete giovani, cioè sei giovane, perché perdere il tuo tempo e pensare, farti le paranoie su quello che gli altri possono pensare, sul fatto di se vuoi parlare, parla, ok? Parla, dillo, di quello che vuoi dire, di quello che ti senti, tu dillo. Cioè, anche se qualcuno ti può giudicare nel momento, poi tutti se lo dimenticheranno, nessuno si ricorderà di quel commento che hai fatto, anche se è sbagliato, dillo. Veramente, fregatene di tutto, fregatene di tutti. Questa è una cosa che
davvero mi ha aiutato tanto perché mi ha fatto fare delle cose che non avrei mai fatto prima, veramente. Cioè, cose anche banali che non avrei fatto prima, anche questo video non l'avrei fatto prima. Concentratevi sugli altri, pensate a voi stessi. Pensa a quello che ti fa stare bene, se una cosa non ti fa stare bene, non la fare. Semplice, semplicissimo. Se una cosa ti fa stare bene, falla. Falla, buttati. Se questa cosa vi ha creato dei pensieri, se avete qualsiasi commento, qualcosa da dirmi, veramente io rispondo, perché a me piace molto parlare con chiunque, quindi commentate qua sotto quello che pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto davvero. Fatemi sapere quello che pensate. Quante volte lo sto dicendo? Grazie davvero per aver visto questo video. Un bacione a tutti. Così difficile fare un discorso? Sembrava più facile effettivamente, eh. Vabbè, dove ero rimasta? Dove ero rimasta? Ragazzi, non mi ricordo dove ero rimasta. Aspetto che la signora chiudi la finestra prima che mi veda. Mi sta vedendo, mi sta guardando, non mi guardare. Brava. Ha chiuso la finestra, mi sa che mi ha visto e si è spaventata. Che manca veramente poco, veramente poco. Ma manca veramente poco e sono diventata anche un piccione che fa... Buongiorno! Cos'è? Cioè io cosa sto mangiando? Perché faccio così con le mani?